Da 8 mesi dorme in una tenda costruita vicino al ponte sul Natisone. Lui è Franco Lino Lenarduzzi, papà separato e disoccupato di case di Manzano. La sua è una necessità e una protesta contro il comune che a suo dire non gli concede un alloggio, nonostante la gravità della situazione. Chiedevo una casa agli assistenti sociali, ai comuni, alla quale mi ha fatto girare San Giovanni, Cividale e Manzano, però tuttora non ho avuto nessuna risposta. Ha passato il suo inverno al freddo e in mezzo al pantano. Ironia della sorte, ha chiesto aiuto con alcuni volantini affissi in paese che gli sono costate alcune multe salate e ha subito in questi mesi anche alcuni furti. Di quando sono qua addirittura, una volta mi hanno portato via la spesa per mangiare. Un giorno ho messo fuori a prendere aria, le coperte, sacco a pelo, sono tornato giù, sacco a pelo era sparito. La solidarietà dei manzanesi però non è mancata. Qualcuno ha anche organizzato una colletta, ma a Franco interessa solo una cosa, una casa dove poter stare con i suoi figli. Io di qua non mi muovo, a meno di qua riesco in 5 minuti a vedere i miei figli, loro riescono a venire giù, è la mia battaglia questa. Cioè non ho chiesto niente che sia impossibile, un tetto, nient'altro, per poter stare anche con i miei figli.